La forza della nostra lista Vivere Caslino è il gruppo. Passo la parola alla mia squadra. Buongiorno, sono Iero Guido Dell'Oro e sono qui con Carlo Hoffman e con Valerio Cordolcini e assieme ci occuperemo di efficientamento energetico. Ora vi illustreranno i punti del nostro programma. Per il risparmio energetico degli edifici pubblici interverremo sull'adeguamento tecnologico dei serramenti e dell'impianto di illuminazione dei locali scolastici. Inoltre introdurremo la telegestione per la climatizzazione degli uffici comunali. Per quanto riguarda l'area cimiteriale, occorre intervenire sulle coperture dei colombari e questo offre l'opportunità di realizzare un impianto fotovoltaico. Consentirà significativi risparmi per le utenze comunali. Dedicherò il mio tempo per creare momenti di aggregazione con Andrea, Yolanda e Giada e creare iniziative rivolte alla sostenibilità ambientale e alla gestione degli spazi verdi. Ripristineremo i pomeriggi settimanali con gli anziani e passeremo del tempo di qualità insieme. Un altro dei nostri obiettivi è creare momenti di aggregazione attraverso la cultura. Per esempio, ci piacerebbe dare nuova linfa al progetto di gemellaggio con San Berteven, includendo anche i più giovani. Per quanto riguarda la biblioteca, creeremo momenti di incontro ampliando l'offerta di lettura, dando vita a incontri e scambio di idee. Sono Erika, completano la nostra squadra Mariano e Manuela, che da anni si impegnano nel campo della valorizzazione del territorio e sanità. L'apertura di un ambulatorio infermieristico per l'assistenza domiciliare integrata e la collaborazione con le associazioni già esistenti sul territorio permetteranno di dare un supporto concreto e mirato alle persone in situazione di fragilità. Valorizzazione del territorio, impegno sociale e sostenibilità sono tra i nostri principali obiettivi. La realizzazione di una comunità energetica comporterà un notevole risparmio per le famiglie e con l'impegno di tutti questa diventerà una realtà concreta per Caslino. Per questi motivi vota Vivere Caslino.